Siamo qui con la dottoressa Doriana Di Dio del Centro Daedalus di Bologna e stiamo parlando del libro All You Need is Freud, la psicoanalisi spiegata ai ragazzi. Ci parla un po' di questo progetto, di come è nato e di come si sviluppa. Allora, buongiorno a tutti. Il progetto All You Need is Freud, questo libro, nasce da una collaborazione ormai da più di 10 anni con l'Ufficio Giovani del Comune di Bologna. Nel 2009 iniziamo la collaborazione con l'Ufficio Giovani attraverso il servizio La Stanza dei Segreti, che è un servizio che funziona ancora adesso, è un servizio di psicologo online in cui i ragazzi, diciamo, ci scrivono in forma anonima delle domande, ci chiedono aiuto su determinate questioni e noi al massimo in 3 volte cerchiamo di rispondere in base a, diciamo, alle domande che ci chiedono, in base, per dire, a magari a dei sintomi che hanno, e quando riusciamo cerchiamo di inviare i ragazzi, quando, diciamo, c'è la necessità, anche sul territorio di residenza. Dal progetto La Stanza dei Segreti, nel lontano 2009, mentre, diciamo, rispondevamo ai ragazzi, ci siamo accorti che volevamo anche raccontare di più ai ragazzi proprio del loro mondo, perché molto spesso nelle domande, diciamo, dello psicologo online arrivavano, diciamo, domande sulla separazione dei genitori, sull'amore, sui sintomi. E allora, insieme all'Ufficio Giovani, volevamo trovare un modo per poter parlare ai ragazzi, però a tutti i ragazzi, al di là di quelli che anche al di là di quelli che ci scrivevano, per cui nasce l'idea, appunto, di una rubrica chiamata, diciamo, Una canzone per te, in cui una volta al mese selezionavamo una canzone e dalla canzone, partendo dal testo della canzone, una, diciamo, delle psicanaliste del Centro Daedalus commentava, partendo dal testo di una canzone, commentava, diciamo, per parlare della psicanalisi. Grazie. Nel libro si parla di Lacan e del linguaggio che definisce le persone. In questi ultimi 10 anni, con tutte le nuove invenzioni tecnologiche, il web, internet, eccetera, il linguaggio si è molto sviluppato ed si è creato un nuovo modo di comunicare. Direbbe che questo nuovo modo di comunicare interferisce con le problematiche dei ragazzi? Le emozioni, i sintomi, eccetera, si esprimono attraverso il linguaggio. Il linguaggio, ovviamente, nel corso del tempo cambia. Per esempio, con l'avvento del computer, dei social, eccetera, il modo di comunicare tra ragazzi è cambiato. Questo non vuol dire che sia peggio, è diverso. Per cui, in qualche modo, per poter ascoltare i ragazzi, ascoltare le problematiche dei ragazzi, bisogna ascoltare il loro modo di comunicare. Per esempio, il cyberbullismo, viene amplificato il fenomeno del bullismo, perché, per esempio, con il computer, con i social, non c'è interruzione, quindi viene amplificato. Però il vero problema per il ragazzo non è internet, ma, per esempio, adesso abbiamo fatto il caso del bullismo, cyberbullismo, il vero problema del ragazzo è andare a scuola, essere preso in giro dai propri compagni di classe, perché è quello che fa soffrire, non è il mezzo, cioè non è internet. E altri, per esempio, però mi viene da dire che ci sono, diciamo, visto che parliamo, diciamo, dei nuovi linguaggi, sempre il computer, quindi il web, non è un nemico, anzi, in tantissime situazioni, per esempio anche con i miei pazienti, in situazioni di isolamento totale, nella difficoltà di avere delle relazioni, il computer e i social possono essere anche, diciamo, un amico per una persona che è totalmente isolata dal mondo. Per cui bisogna stare al passo con il linguaggio dei giovani. Fa piacere sentire qualcuno che non demonizza una volta ogni tanto l'internet. Un altro argomento del libro che mi ha colpito parecchio è l'identificazione. Ci parla un po' dell'identificazione e se è possibile identificarsi con qualcosa che non si è. Ok, infatti, per esempio, questo argomento nel libro è abbastanza trattato in varie canzoni. È un processo, è assolutamente un processo fondamentale dell'adolescenza, che in qualche modo iniziano i ragazzi a separarsi dalla famiglia e ad entrare nel gruppo, diciamo, dei pari. In questo gruppo dei pari non si può andare nudi, ok? Cioè, ogni persona, per stare in mezzo, per stare nel mondo, ha bisogno di vestiti, ha bisogno di maschere. Questi vestiti, queste maschere, in psicoanalisi vengono chiamate identificazioni. Queste servono per andare in giro nel mondo. Queste identificazioni possono essere di vario tipo.
per cui si può essere, diciamo, identificati, cioè ci si può mettere il vestito dello sportivo, non so, della pallavolista, della ballerina, eccetera, e si va nel mondo e si va nel gruppo e vieni riconosciuto dal resto del gruppo dei pari come la sportiva o come la ballerina. Ma appunto prima mi chiedevi se ci si può identificare con quello che non si è. A me verrebbe da dire più precisamente che, essendo dei vestiti, come dei vestiti ci si può cambiare, ci si può stufare di un determinato vestito. Quindi, siccome l'identificazione è la maschera che serve a un ragazzo per stare nel mondo, ci si può stancare di quella maschera. Per cui e molto spesso nelle varie maschere che si hanno nel mondo si può scegliere una maschera che in qualche modo da una parte ci difende e dall'altra però ci espone a dei grandi rischi. Per esempio, mi viene in mente la maschera del bullo. Il bullo è un modo di stare al mondo, ma non è l'unico modo possibile per un ragazzo. Per cui in qualche modo le maschere si possono, cioè un soggetto non è costretto a impersonificare un determinato personaggio per tutta la vita se non è più qualcosa che in qualche modo aiuta il soggetto, perché la maschera deve aiutare il soggetto, i vestiti possono fare più bello, cioè devono fare in qualche modo, devono aiutare il soggetto. Se questo non accade più, si può modificare la propria identificazione. Grazie. Il libro termina con una nota molto particolare, molto bella. Giocare la vita, rischiare e uscire da una comfort zone che ognuno un po' si cuce addosso come meglio preferisce. Pensa che la musica sia un ottimo elemento in questo processo di coscienza e formazione di se stessi? Assolutamente sì. Qualunque tipo di musica? Assolutamente, qualunque tipo di musica, nel senso che la musica, come possono essere i fumetti, come possono essere i quadri, voglio dire, è assolutamente un ottimo modo, cioè la musica o comunque l'arte aiuta a poter esprimere delle emozioni che per esempio non si riescono ad esprimere a parole. Per cui in qualche modo la musica, una canzone, quando piace parla sempre al soggetto, per cui se questo può aiutare il soggetto a poter dire attraverso il testo, attraverso le parole di una canzone, come si sta, quello che si prova, va benissimo, qualsiasi tipo di musica sia. Grazie mille. Grazie a voi.